si avvicinarono alcuni sadducei, i quali dicono che non vi è risurrezione, e gli domandarono: «Maestro, Mosè ci ha prescritto: se uno muore e lascia la moglie senza figli, suo fratello deve sposare la vedova e dare una discendenza al proprio fratello. C'erano dunque 7 fratelli. Il primo, dopo aver preso moglie, morì senza lasciare figli. Allora la prese il secondo, e poi il terzo, e così tutti e 7, e morirono senza lasciare figli. Poi morì anche la donna. Questa donna, quando i morti risorgeranno, di chi sarà moglie, poiché tutti e 7 i fratelli l'hanno avuta come moglie?» Gesù rispose loro: «I figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito, ma quelli che sono giudicati degni del mondo futuro e della risurrezione dai morti non prendono né moglie né marito. Essi non possono più morire, perché sono uguali agli angeli, e sono figli di Dio fatti degni della risurrezione. E che i morti risorgono, lo ha affermato anche Mosè a proposito del roveto, quando dice che il Signore è Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe. Quindi Dio non è il Dio dei morti, ma dei viventi, perché tutti vivono per Lui». Intervennero allora alcuni dottori della legge e dissero: «Maestro, hai parlato bene». Da quel momento non avevano più il coraggio di fargli domande.